la resistenza è stata possibile nel nostro paese grazie a chi 20 anni per tutto il fascismo ha avuto il coraggio di stare in galera a combattere. Quando egli è uscito, è venuto da noi ragazzi e ci ha detto: la rivoluzione è la libertà. Certo, bisogna più rischi la vita, partigiani hanno detto di sì. Una vita straordinaria, quella di Silvano Sarti, il combattente detto Pillo, l'ultimo grande partigiano di Firenze. 94 anni spesi per i valori della resistenza. Una mattina mi sto svegliato. Chi ha domato il partigiano Pillo? Non certo i fascisti e nemmeno la vecchiaia. Qualcuno dice nemmeno la morte, da quanto sembra impossibile che non ci sia più. Si è addormentato serenamente nel suo letto a 94 anni. Nato a Scandicci nel 1925, fu renitente alla leva repubblichina dopo l'8 settembre del 43 e venne catturato dai tedeschi insieme ad altri compagni. Vennero accusati di diserzione, ma poi furono graziati da un editto militare per la loro giovane età. Sarti fu poi deportato a Cassino e messo ai lavori forzati nella costruzione delle fortificazioni tedesche. Riuscì a fuggire con altri prigionieri e dopo una lunga marcia ritornò in Toscana e decise di diventare partigiano. Aveva 24 anni quando si unì alla Brigata Senigallia. Sarti fu inquadrato nelle squadre d'azione patriottica che utilizzarono come tattica la guerriglia urbana, deviando la segnaletica stradale per confondere il nemico, disseminando le strade di chiodi a quattro punte, sabotando le linee ferroviarie. Durante la battaglia del 44 partecipò all'assalto ad alcuni cecchini fascisti barricati in un bordello a Firenze nei pressi di Porta al Prato. Dopo un assedio di 18 giorni i fascisti furono catturati e fucilati. Sempre con l'immancabile fazzoletto rosso al collo, è stato un instancabile resistente per tutta la vita, così lo ricorda l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Della sezione di Firenze era rimasto presidente onorario. Quando lui andava nelle scuole a parlare, si incontrava con i giovani, cioè aveva una potenza particolare. E questa cosa è l'eredità che lui lascia, che non saremo nessuno in grado di raccoglierla e di tenerla con la stessa potenza e con la stessa forza, perché quello è un aspetto, un profilo tutto personale, però è una capacità che lui aveva e che non è così diffusa. Questo era Silvano. Fischia il vento, urla la bufera. Nel secondo dopoguerra Silvano Sarti, militante comunista, si dedicò alle lotte sindacali nelle file della CGIL, fu tra gli organizzatori degli scioperi di Livorno del 68, ultimo vero partigiano e forse anche ultimo vero comunista, è stato sempre presente nella vita politica della città, non si è mai smesso di interrogarlo sull'attualità ogni qualvolta si poneva una questione di principio e come un vate lui rispondeva schietto. La sua posizione è stata sempre rispettata e temuta, specialmente dalla sinistra. Nel 2016 disse no al referendum per cambiare la Costituzione. Aveva il lasciapassare diretto per l'ufficio del sindaco in Palazzo Vecchio, ricorda Dario Nardella commosso. Era divertente quando piombava all'improvviso in ufficio a Palazzo Vecchio e cominciava le sue lunghe riflessioni, i suoi lunghi ragionamenti. Era un uomo che vedeva più lontano di tanti e ha sempre temuto questo imbarbarimento della società civile italiana, della politica italiana, perché ha visto cosa significa l'intolleranza, cosa significa il razzismo, la xenofobia. Amava Firenze con tutto se stesso, beh, del resto una persona che ha dato la propria vita, che ha rischiato la propria vita per liberare la propria città come tanti partigiani, non può che essere un testimone d'amore, di vera fiorentinità. Poi un ricordo affettuoso personale con mio figlio Cosimo, che è un bambino di 11 anni e che era molto legato a lui.